Ciao a tutti di Moto.it. Oggi siamo di nuovo in pista, si torna alla grande con una pista sicuramente importante che è la pista di Vantova, dove si è appena corso il mondiale motocross, e una moto importante, CRF 4,5 modello 2021. Come vedete è tutto nuovo. Prende molto spunto da quello che è stata la moto di Team Geyser nel Mondiale 2020 e che ancora oggi è in testa al campionato, e vengono fatte tutte quelle che sono le migliorie anche sotto il vestito. Partiamo dalle sovrastrutture. Abbiamo una veste completamente rinnovata, molto rosso, è sparito il bianco, che nasconde una snellezza molto accentuata. Grazie anche all'impianto di scarico nuovo, si torna infatti al mono silenziatore rispetto a quello che era precedentemente, che erano i due silenziatori, e ha tutta una serie di migliorie dal punto di vista di posizionamento dei pesi e bilanciamento, che alleggerisce la moto addirittura di 2 kg, che comunque su una moto del genere, che è già a livelli massimi di prestazione e maneggevolezza, sono tanta roba. Passando alle sospensioni, abbiamo le sospensioni tradizionali, quindi abbiamo delle Showa da 49 all'anteriore e accoppiato a un mono sempre Showa al posteriore. Abbiamo un aumento di quello che è la corsa, che diventa 310 mm, e un buon bilanciamento con quello che sono un po' le nuove dinamiche della moto. Assolutamente fondamentale, che abbiamo atteso da anni e che ora c'è, è la frizione idraulica. Di fianco un nuovissimo punto di comando della moto, perché il modello 2021 ha con sé tantissima elettronica. Partiamo da quello che è la gestione delle mappature, che sono 3, la gestione del traction control, che sono 1, 2, 3 più la versione off, il launch control. Quindi tutte queste cose vengono raggruppate in un comando vicino alla manopola sinistra, dal quale si può agire, e si hanno dei LED che ci dimostrano a che punto siamo e quale configurazione stiamo utilizzando. Serbatoio sempre in titanio, che fa la sua bella figura, tutta una serie di componentistiche di altissimo livello, quindi abbiamo la bellissima pinza e pompa Nissin, che è sempre di riferimento sia l'anteriore che il posteriore. Abbiamo i cerchi neri comunque, che rendono la moto ancora più effetto racing e molto aggressiva. Abbiamo un miglioramento di quello che è la fluido e dinamica di quello che è il raffreddamento, quindi i radiatori con delle plastiche che portano maggiore aria ai radiatori. Abbiamo un miglioramento anche di quello che è la maneggevolezza longitudinale della moto. Infatti sono state scaricate questa parte degli stampi e hanno reso la moto molto più maneggevole e molto più facile da inserire in curva. Ragazzi, eccoci, siamo sul 4,5 2021. Qua a sinistra abbiamo tutto il kit per M, sta per mappature, T per traction control, e questo invece per l'arresto. Di qua abbiamo l'avviamento e poi, tenendo premuto, abbiamo anche il launch control. Adesso accendiamo, andiamo a vedere. Quindi se schiaccio la M mi dice che sono in mappa 1, proviamo a mettere mappa 2, tengo premuto, mappa 2 e traction control. Siamo al 3. Vediamo, raga, come va. Sicuramente bello di onda. È sempre stato a leggerezza. E la sua facilità di inserimento, andandola un po' a ammazzare dal punto di vista del motore, è una moto decisamente più mansueta, anche se comunque qua i cavalli ne abbiamo veramente a butti dentro. Adesso subito bella progressiva, anche quando hai questi cambi di inserimenti. Molto agile,
comunque è una buona stabilità, soprattutto in questi cambi di pendenza, dove hai una tendenza a instaccarti. E dentro nei canali è uno spettacolo, perché comunque tutto questo pacchetto, ragazzi, è davvero interessante, perché comunque è una moto efficace, una moto sicuramente professionale, al quale non si può dare troppa confidenza, però è anche vero che i vari step di centralina permettono alla moto di diventare molto mansueta o molto cattiva a seconda di quello che sono le vostre preferenze, il tipo di terreno e nella situazione in cui vi trovate. Quindi davvero molto personalizzabile grazie all'elettronica. Viene in aiuto anche una grossa sensibilità di quello che sono anche i setting delle sospensioni, per potervela in qualche maniera cucire addosso una moto che già comunque quando ci salite sopra la sentite già vostra dall'inizio. Ragazzi, la moto è disponibile da subito, quindi non fatevela mancare e mi raccomando, cervello sempre connesso, e ci vediamo alla prossima prova di moto.it. Ciao ragazzi!